Sempre il coronavirus, tra le altre cose, ha portato con sé anche la proroga di alcune scadenze fiscali. Sì, dobbiamo dire che forse tra le più importanti c'è la proroga per la presentazione del modello 730 che slitta dal 31 luglio al 30 settembre. Dobbiamo dire che chi è tenuto a presentare il modello 730 a volte ha interesse a farlo, nella fattispecie quei lavoratori e quei pensionati che hanno diritto alle detrazioni del 19% perché hanno effettuato nell'anno 2019 delle determinate spese. Ovviamente il fatto che sia stato prorogato non significa che lo si possa presentare prima. Difatti sono disponibili i modelli 730 già dal mese di maggio, per cui chi ha interesse perché deve avere un rimborso lo può presentare già a maggio o a giugno e quindi avere poi ha diritto al rimborso nel mese di giugno o di luglio. Tra le altre cose dobbiamo dire che per la presentazione del modello 730 il lavoratore o il pensionato devono avere la certificazione unica che attesta quelli che sono i redditi che hanno conseguito nell'ambito lavorativo o della propria pensione.